Bentornati ragazzi, secondo episodio di Isaac. Allora, andiamo dal nostro terzo, diciamo, battaglione di zombie, animalacci e siano, qua Isaac che prende una pallonata nelle gengive e perde ogni singolo dente. Ma se tipo io rinfilo qua, cosa succede? Ecco, non è. Aspetta, mi viene la TNT. Se facessi esplodere la TNT morirebbero tutti. Se facessi esplodere la TNT morirebbero tutti! Esplodi TNT di merda. Non esplode la TNT. Quindi ho detto una cavolata. Se esplode la TNT non muoiono loro perché la TNT non esplode. Però penso che se esplodesse loro morirebbero. Esatto. Ecco, e ora mi faccio prendere la mia monetina? Come faccio a prendere la monetina? Io volevo la monetina. Fanculo. Ah. Allora, in questo dungeon, chiamiamoli dungeon, ecco, chiamiamoli dungeon. Ci sono dei bachi, ok, che ti vengono addosso mordendoti come dei criceti. Guarda che maledetti, ti inseguono proprio. E poi c'è questa specie di mosca. Oh, soprattutto il rumore fastidioso della mosca che mi dà noia. Morite, bachirozzoli, schifosi, e non siete altro. Ho una. Ehi! C'ho uno di vita, quindi devo stare attento, non voglio morire. Esplodi, 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 grazie, esplodi, grazie, esplodi, grazie. Morirà ora. Ok. Vediamo se la chiave apre questo. Sì, lo apre. Cos'è questo? Intanto laggiù c'è della popò. C'è della cacca. Puzzolente cacca. Ehi te. Ehi te. Ehi te. Stammi lontano. Stammi lontano. Secondo me è tutta questa cacca che attira le mosche. Non c'è verso. Soprattutto questa mosca è immortale. Ha preso i peggio cazzi nei denti e poi non è morta. Ok, adesso è morta. Ma preferivo quando la cacca mi regalava le monetine. Perché non me la regala più? Che fregatura. Compenso lascia un bel sorrisino. Questo cos'è? Bob Curse. Mi è diventata la faccia viola. Cioè, ma questi sono tipo potenziamenti che fanno tipo vomitare. Ah, sì, metto una bomba qua. No, cosa? Ah, era tipo uno slot di bombe. Vabbè, ne è valsa la pena. Ho riguadagnato una bomba e un cuore. Allora, di là si perde vita se andiamo. Quindi passiamo prima di qua. Magari guadagniamo qualcosa. Cos'è questo? Sinceramente non mi fido di tutta questa roba spappolata per terra. Andiamocene prima di morire anche noi. Qui ci sono dei funghi. Prima non c'erano. Ecco, ci perdo il mio mezzo cuore per arrivare qui e prendere due pillole, vero? Due cuori blu. Ah, una sola pillola in pratica. Vabbè, ne è valsa la pena. Ho guadagnato un cuore e mezzo facendo questo, quindi va bene. Cosa vorrà dire quel simbolino nella mappa con il sangue nella stanza? Forse devo buttarmi sugli spunzoni? Proviamo. Esatto. Ci riesco. Ehi, ehi! Cazzo! Mi ha esploso una bomba nei denti. Non so se avete visto, eh. Non è piacevole. Vabbè, ora ho 6 bombe, però. Ho un cuore e mezzo, quindi questa è una cosa negativa. Però ho 6 bombe, quindi va bene. Allora. Questa dovrebbe essere l'ultima stanza. Da questa stanza ne esce un'altra, quindi non è l'ultima stanza. Ah, questo lancia tre pippoli, anche l'altro immagino, è ovvio. Io propongo di usare quasi quasi, le bombe, che dici? Prima di morirci. Vai, fagli sparare i tre cazzepuppoli. Lasciaglielo. No, no, ma tira la bomba addosso. Ora muoio, stava a vedere, eh. Stava a vedere, muoio. Muoio, 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 muoio,
Pezzo di merda. Ma si può morire da questa G? Ma cos'è? Un teschio che c'è da sotto. Goodbye, cruel world, Isaac. Siamo morti un'altra volta. Ma ha una fine questo gioco? Non lo so. Però una cosa so che è certa. Praticamente lo spawn dei mondi è praticamente random, totalmente random. Quindi non si sa mai cosa ti può capitare. Tipo, vedete, trovate la merda. Non ho soldi per comprarmi. Questo cos'è? Un biglietto della lotteria? No, non lo so. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Arrows. Qui serve. Ah, due buono, due buono. Questa è una bomba attiva. Eccoci. Ogni volta, ogni singola volta lo prendo in tasca e qui perdo mezza vita, ovviamente, giusto. E qua cosa c'è? Qua c'è un pipistrello. Ah, non è da ammazzare, meno male. Charm of the Vampire. Lo charm del vampiro. Fatemi indovinare, quando ammazzi qualcuno mi rende la vita perché gli succhio il sangue? Può darsi?
Non vorrei dire una cavolata, però così di prima intuizione mi fa pensare a una cosa del genere. Anche se non è così di sicuro. A quei cuori lascerò lì. Mi sa che le rocce si possono spaccare solo con le bombe. Guardate qui, mio bellissimo amico. Bellissime. Bellissime. Le mosche si muoiono subito. Bene, bene. Positiva, ma cosa? Ehi! Ok, una monetina. Ora, guardiamo se la hacca ci riserva qualche sorpresa. Ma difficilmente. Però non si sa mai. Un oggetto nascosto dentro la popò. Perché vuoi il mouse nel mezzo? No, qui non c'è niente. Che forse quella volta che l'ho trovata è stato tipo il caso della vita. Non accadrà mai più, sta a vedere. Il boss. Isaac verso mostro. Ma io non direi se è un mostro. Dipende dai gusti. Potresti essere anche bellino volendo, eh. Non facciamoci tutta l'erba un fascio. Sei brutto, sì, è vero, però sei facilissimo da uccidere in confronto agli ai tuoi amici che buttano le palle testa. Ho detto fatto! Te vomiti palle quando ti lanci le schizzi. Mi sembra giusto. Ho parlato troppo presto, eri troppo semplice da uccidere, infatti non lo sei affatto. Ora ti stai agitando anche un po' troppo per i miei gusti. Vedi di abbozzarla, di vomitare sta roba, perché non mi sembra il modo adatto per affrontare una conversazione. Quello di vomitarti addosso delle cose. Anche se non mi hanno colpito, ma non mi hanno fatto niente. Certo, te stai proprio male. Avevo un po' troppo di aver mangiato troppo pesante, mi sa. È più probabile la seconda. Schizza questa roba. Che poi potrebbe essere anche HSPO. Eccoci, ma vomitavo dritto nel viso. Tipo della serie, come dice Bushi, vomitare a denti stretti per sentire i pezzettoni. Questo spam era fuori luogo, lo so, ma ci stava. Uccidiamo sto maledetto. Il brutto è che non si può nemmeno indirizzare i colpi in diagonale. Tipo premendo a destra e in alto. Attento al vomito. E l'ha ripreso un'altra volta nei denti. Ok, adesso dovresti morire, eh. È la prova contraria. Muori? Mostro Stut. Sta laggando da far schifo. Ok. Dammi questo cuore, subito. Dammi la corona. Pagenti Boy. Guarda quante monetine. La prossima volta troviamo qualcosa di sgravo, ce lo compriamo, lo prometto. Allora. Isaac abbraccia la gamba di sua mamma e sua mamma lo prende a pedate. Ovviamente sua mamma è la persona più crudele di questo mondo. E c'è poco da fare. Ah, qui c'è uno schifoso pezzo di braciolina in sputa. L'abbiamo già incontrato in passato, quindi non ne abbiamo paura neanche troppo. È così semplice ucciderti, ormai non ha più senso. Andiamo giù. Ah, perché ho tralasciato una stanza e non ne voglio tralasciare punte. Voglio visitarle tutte, una dopo l'altra. Ok. Vedo questi cosi. Cosa sono? Dei creeper? Allora, questa stanza non mi piace per niente. Perché uno sta laggando. Penso per colpa del fuoco, per colpa di quei bozzolosi e non mi chiedete cosa siano. Però sono brutti, quello lo assicuro. Ah! Dopo un po' esplodono, proprio appunto come dei creeper. Ganzo. Non aspettavate a dirmelo. Però ho visto che tipo, quelle tre mosche si sono suicidate sul fuoco, quindi va bene così. Ah, anche quell'altro, il terzo, si è ucciso sul fuoco. Va bene. Due bombe. Ho una chiave, quindi andiamo a prendere il tesoro. Un tirapugni. No, questo gioco è ganzo, perché va. È tanto. Arrows? Ma guarda quanto sei brutto! C'hai una faccia veramente mostruosa! Io non ho visto di cosi brutti, ma come te. Cosa fida? Ha tirato un dente! Avete visto ha tirato un dente? Vi posso giurare, ha tirato un dente, non me lo sono immaginato. Ho le allucinazioni. Ha tirato un fottuto dente. È più probabile che l'ha ritirato, avete visto? Assurda sta cosa. Forse perché. Ah! Prima quando ho ucciso Mostros mi ha dato il dente. Non è che ora tira le cose di quelli che uccide? Più o meno ogni tanto, perché l'ha tirato una volta. Forse due. Eccoci. Me l'hanno tirato addosso a me il dente. Non so come funziona. No, lo tiro io il dente. No, è deciso. L'ho visto, l'ha tirato. Cavolo, c'è poco da fare. L'ha ritirato un'altra volta. Ma questi cosi. Cos'è quella cosa arcade? Ops! Non l'avevo visto, erano spawnate le mosche. Dai, l'ultimo bussolotto schifoso e poi proviamo ad andare dal boss. Ecco, della serie facciamo due boss ogni partita. Ok. Cos'è arcade?
Ah, metti la monetina? Ganzo, cos'è? Cos'è sta cosa? Che è sta storia? Ma che... Ma è assurdo! Ma ci sono dei libri al muro, cos'è? È una slot machine! Metti la monetina... E lo prendi nel culo! No, è ganzissimo. È tipo se vinco il jackpot, quante monetine sono? Mi ha dato una pillola. E io l'attivo subito perché sono ricordo. Mi ha regalato due cuori, che spettacolo. Li butto mentre gioco. Ok, andiamo a provare quest'altro. Oh mio Dio. Adesso se vendi il sangue ti danno le monetine. È ganzissimo sta cosa. Mi ha dato una bomba. Ok, dai, basta. Abbiamo comprato abbastanza. Mi piace fare questo. Guardiamo dove lo mette. Ci dice una chiave. La mette nel mezzo. La mette a destra. È qui. Sono sicuro al 100%. Eccoci, uguale. 100% grandi successi. Ultima monetina. Poi non ci sarà più. Come faccio a sapere dov'è? Me lo spieghi. Ecco. Vaffanculo. Speriamo ti esploda il negozio. È stato bellissimo lavorare con te. Andiamo al prossimo boss. Adesso ho 4 bombe e lo devasto. Ah, il nostro amico Larry J, quello di prima. Il pisellone. Ah no, non è il nostro amico di prima. Cos'è questo coso? Aspettate, quando c'è questi aggeggi bisogna fare una cosa del genere. Boom! Ok, vedete? È molto più semplice. Uccidiamo anche lui. Esplodi, esplodi, esplodi. Boom! Che spettacolo. Allora, vedi, dammi questo qua. Perché non lo dai? Dai, sacchettino, dammelo. Squeezy. Guardate che faccia brutta c'ha adesso il mio Mino. Il mio Mino peggiora col tempo, non è possibile. Che cazzo è? Cos'è sta cosa? Oh mio Dio. Che cazzo? The Mark. No, ragazzi, non sto capendo. You have unlocked Eve? Sì, ho sbloccato un altro personaggio. A dead bird has happened in the basement. Ma che cavolo sta succedendo? A corsa has appeared in the basement. Ah, no, si è fermato. Boh. Fa vedere, magari spara anche lui. Spara anche lui! Ok, sgravissimo. Allora, ragazzi, anche questo secondo episodio è finito. Io spero vi sia piaciuto. Come vedete, questo gioco è molto vario e ha tante sfumature che possono variare e anche divertire a volte. Lasciate un bel mi piace se così è stato e non dimenticate di iscrivervi al canale. Questa è Pri, bella!